Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi video in collaborazione con il gruppo Facebook The Colors of YouTube. E in questo video in particolare dovremo mostrare tutti i prodotti che abbiamo utilizzato per creare il nostro look del giorno. Quindi io vi farò vedere i prodotti che ho utilizzato per realizzare il make-up che vedete adesso sul mio viso. Io spero che lo vediate in realtà perché so di non avere una luce proprio ideale per mostrare il make-up. Comunque, insomma, fidatevi di quello che vi dirò. Ho utilizzato i prodotti che adesso vi vado a mostrare. Partiamo dal viso. Ho utilizzato come prima cosa la crema idratante nutriente protettiva per pelli secche e delicate di Viviverde Coop, questa qua. Io questa la utilizzo sempre, mi trovo molto bene, mi lascia la pelle morbida, idratata, quindi insomma fa benissimo il suo lavoro. Inoltre mi piace il fatto che ci sia questo dispenser così fatto a pressione, diciamo, perché lo trovo più igienico, comunque insomma è anche più comodo da utilizzare. Quindi io questa la utilizzo molto spesso, tra l'altro costa anche poco e la trovate, penso, in tutte quelle Coop un pochino più grosse. Poi sul viso ho messo il fondotinta di Maybelline, quello che dura 24 ore e che dà una coprenza senza fare quell'effetto maschera. Ed effettivamente è vero, funziona. Io l'ho comprato da poco, quindi non mi fidavo tantissimo, però ho voluto provarlo e in realtà devo dire che ha una buona coprenza e comunque non fa un effetto maschera. Quindi, insomma, è un prodotto che mi piace e penso che quando lo avrò finito ci vorrà tempo perché ce n'è tantissimo dentro e io ne uso poco, però poi è un prodotto che probabilmente ricomprerò. Poi sul viso ho messo appena appena uno strato leggerissimo di cipria e utilizzo quella di Essence. La apro se ci riesco, eccola qua. Utilizzo questa qua di Essence che è in particolare numero 04 Perfect Beige e utilizzo questa, ma ne do proprio uno strato molto leggero perché la uso un pochino come base prima di mettere il correttore, quindi vado a opacizzare un pochino e poi vado ad applicare il correttore. Questo è Miss Broadway come marca ed è un colore, diciamo che è una via di mezzo tra il beige chiaro e il beige scuro, insomma, qui il numero non c'è. Ah sì, scusate, il numero 01. Quindi, se lo volete, Miss Broadway numero 01. Io vado ad applicarlo appena appena sotto le occhiaie e nell'angolo esterno dell'occhio, però sono abbastanza fortunata perché non ho le occhiaie particolarmente visibili e quindi me ne basta proprio uno strato leggero, però un pochino lo vado a mettere, anche perché io purtroppo ho sotto gli occhi quelli che vengono chiamati grani di miglio. Adesso io non so se voi lo vedete da questa distanza, però da vicino si vede. E cerco di andarli a coprire un pochettino, insomma, più che posso, anche se in realtà poi non ci si riesce tanto. Però diciamo che con un po' di cipria, con un po' di correttore, riesco comunque a camuffarli un po' di più. Poi sul viso vado ad applicare la terra, sempre Miss Broadway, perché comunque è una marca che a me piace, e vado ad applicare questo che è un color bronzo, spero che lo vediate. E ne vado a mettere uno strato molto molto leggero, in generale un po' su tutto il viso, più che altro perché io ho la carnagione molto molto chiara, quindi se non mettessi un po' di terra sarei pallidissima. Quindi io vado sempre ad applicare la terra più che altro per dare quell'effetto, diciamo, abbronzatura, insomma, cerco di dare un po' di colore. Poi, come ultima cosa sul viso, ho utilizzato il blush. Io utilizzo la palette di Essence, questa qua dedicata ai blush, e ho utilizzato questo rosa, questo qui leggermente più chiaro rispetto all'altro rosa. Stamattina mi andava di utilizzare questo e ho utilizzato questo. Adesso passiamo agli occhi. Dunque, io quando realizzo il make-up, gli occhi sono veramente la parte che mi fa perdere più tempo perché ci dedico veramente un sacco di tempo, vado a mettere tutti gli ombretti, li vado a sfumare, quindi insomma sugli occhi davvero mi parte quasi un quarto d'ora, però mi piace, lo faccio volentieri. Prima ho utilizzato il mascara. Io so benissimo che il mascara andrebbe messo alla fine, però ragazzi, io lo metto all'inizio perché altrimenti faccio casino e quindi io prima mi metto il mascara.
e utilizzo questo di L'Oreal che ormai sicuramente avete già visto in alcuni miei video perché ve ne ho parlato in tutte le salse, è quello waterproof. Io mi trovo veramente benissimo con questo mascara, però non mi ripeto perché ve ne ho già parlato veramente in tutti i modi. Magari vi lascio il video nelle schede. Poi vado a mettere il primer, quindi la base occhi di Kiko, questa qui perché riesce comunque a mantenere l'ombretto fermo al suo posto senza farlo andare ovunque tranne che sulla palpebra, quindi mi trovo molto bene, utilizzo questo primer. Poi vado a mettere un pochino di matita, io utilizzo questa di Essence Kajal numero 1 Black. Questa che ho trovato nel calendario dell'avvento ha una buona scrivenza, un nero abbastanza intenso, quindi mi sto trovando molto bene e sto utilizzando questa. Adesso passiamo all'ombretto. Io utilizzo sempre una base chiara prima di mettere qualsiasi colore. Quindi adesso sto utilizzando la palette di Essence, questa qui, The Moon, con questi colori un po', diciamo, glitterati e ho messo questo bianco glitterato come base, questo qua. E mi trovo bene perché dà comunque all'occhio molta luminosità, quindi come base vado a mettere quello. Poi ho voluto provare la mia nuova palettina di Deborah, quella che ho comprato di recente. Se non avete visto il video in cui ve ne parlo, ve lo lascio da qualche parte. Se riesco ad aprirla, ve la faccio vedere volentieri. Eccola qua. Ecco, di questa ho utilizzato in particolare tre colori. Sono andata a mettere prima di tutto questo nero glitterato, quindi questo qua che sta a metà, e sono andata a metterlo sulla palpebra inferiore e ho dato un po' di, diciamo, fatto un po' di coda sulla palpebra superiore per dare, diciamo, la forma allungata. Poi sono andata a sfumare il tutto con questo grigio argento, io non so dalla luce se si vede, ma è un grigio argento, quindi sulla palpebra superiore sono andata a dare la sfumatura con questo grigio argento. E poi per dare il tocco di luminosità finale ho utilizzato questo bianco glitterato che ho fatto partire praticamente dalla parte interna dell'angolo dell'occhio verso l'alto e ho creato questo effetto sfumato sui toni del nero, grigio e bianco, perché poi è un bianco in realtà abbastanza scuro, è un bianco panna. Quindi insomma riesce a conformarsi benissimo con gli altri due colori che ho usato e quindi insomma mi sono anche trovata molto bene con questa piccola palette, quindi colgo l'occasione anche per dirvelo. Poi come ultima cosa mi sono messa il rossetto e ho utilizzato il rossetto Huda Beauty del colore Trophy Wife, questo sicuramente lo conoscete perché è molto famoso questo rossetto. Qua c'è la confezione che vabbè è aperta, io lo tengo nella confezione perché almeno riesco a essere un pochino più ordinata. Comunque sono sicura che questa colorazione la conoscete benissimo perché insomma il Trophy Wife è abbastanza famoso e sulle mie labbra l'effetto finale che ottengo è questo. Io so, come vi dicevo prima, di non avere una luce proprio ideale per mostrarvi il make-up. Comunque spero che qualcosa si sia visto. Questi sono tutti i prodotti che io ho utilizzato. Io, vi invito a scrivermi nei commenti se anche voi utilizzate questi prodotti. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Mi raccomando, andate a vedere i video delle altre ragazze che partecipano a questa collaborazione. Vi lascio tutto in descrizione. Io vi do appuntamento alla prossima. Mettete un like e vi mando un bacio enorme.